Oh cazzo! Ha svegliato un altro drago, non è lui il problema. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua per Gaster, per continuare le nostre oscure e malvagie avventure tra quei di Skyrim. Come annunciato nello scorso episodio, mi sono sorbito il pippettone di tutto l'addestramento dei Barbacrigia, che poi mi hanno detto di andare a recuperare un antico manufatto, e che yay, lo vediamo subito, il corno di Junger, e ci apprestiamo a riconsegnarglielo così che loro, in teoria, possano completare il nostro addestramento. Poi, però, è successo mentre recuperavo questo corno che una signora non meglio identificata mi abbia riconosciuto come sangue di drago e mi abbia chiesto di recarmi a un tumulo di sepoltura di un drago per capire perché e in che modo tutti questi draghi stanno tornando alla vita, una cosa che noi assolutamente non possiamo accettare. Barba Grigia, caro, ti tocca smettere di pregare un attimo, perché ti ho ritrovato il corno. Bene, è il momento di riconoscerti formalmente come sangue di drago. Effettivamente, sì. Che poi, tra l'altro, con tutti gli unguenti che mi avete dato, sto raffreddore da drago non mi è passato ancora. Vedete voi. Sarà quindi il primo urlo del drago di cui conosceremo tutte e tre le parole, rendendolo davvero potente. Parola appresa. Ma quanto sono bravo a imprendere queste parole? Grazie anche dell'anima di drago. Uste, che voci potenti che ci avete. Ragazzi, io ve lo dico, vi crolla sto tempio in testa, eh? Fate occhio. Poi di dissesto idrogeologico non ne parliamo. Dovresti concentrarti sul perfezionamento. Non c'è dubbio. Dovresti concentrarti sul perfezionare la tua voce. Ma signor Barbagrigia, che cosa sta combinando? Ci sono io qua davanti, queste sconcerie. Ok, allora mi hai dato tutte le informazioni che mi servono. Per ora andiamo dalla tipella a scoprirne qualcosa di più su questi draghi, così possiamo velocizzare la roba e uccidere più gente possibile il prima possibile. La quale ci aveva detto di recarci al luogo di sepoltura del drago. O dove tu sei? Non andare lassù, c'è un drago, ci sta attaccando. Ah, ecco, allora sono nel posto giusto. Dove hai detto che è questo drago? Sopra la città, per poi posarsi sul tumulo del vecchio drago. Non so, capito, cosa stia succedendo lassù. Vado subito. Oh, lo sento. Oh, lo sento. Aspetta che il mio cavallo 4x4 riesca ad arrivare là sopra. Guardalo lì, poi in mezzo a questa neve. Che ambientazione stupenda. Ma non ti illudere che questo mi faccia essere meno stronzo con te. Tanto bello grosso, bello spinoso questo drago brutto. Ah, cara, eccoti qua. Rimaniamo nascosti. Siamo venuti per te. Rimaniamo nascosti, mi sembra. Ma vuoi dire che quello lì è lo stesso che mi ha attaccato all'inizio del gioco? Che sta risvegliando gli altri draghi, che non mi starebbe per niente bene. Oh cazzo! Ha svegliato un altro drago, non è lui il problema. Cazzo, aspetta che ti venga a picchiare a mani nude. Aspetta che lo scazzo di botte. Fatti mangiucchia che se si gira verso di me si è morti. Vabbè, poi un drago veramente scarso, se mi posso permettere. Piano. Vabbè, tutto merito tuo. Sei tu che ti stai facendo mangiare la faccia al drago e non t'ha fatto neanche un graffio. Brava tu. Ti devo delle risposte, vero? Direi di sì. Avanti. Chiedimi quello che vuoi. Cosa fai stasera? No, scherzo. Di tu che cosa vuoi da me? Sono uno degli ultimi membri delle Blade. Molto tempo fa le Blade erano ammazzadraghi. Da uccidere. E servivamo il più grande ammazzadraghi di tutti. Quindi quale sarebbe la nostra prossima mossa? La prima cosa che dobbiamo fare è scoprire chi c'è dietro i draghi. I Talmor sono la nostra pista migliore. Ah, quindi tu stai fomentando proprio il complotto addirittura. Abbiamo visto che è stato un drago a risvegliare questo drago, e che quindi c'è qualcuno che sta risvegliando questi antichi draghi sepolti e già uccisi, riportandoli alla vita in modo che ci rompano i coglioni il più possibile. Non male. Andiamo. Tra l'altro, in tutto questo, il mio cavallo, dove è andato?
Da, non la pestare, ma non gli mangiare la testa! Cavallo di Bergaster, stai diventando cattivo pure tu. La mia influenza ti fa male. Dato documenti rischio, segreti, ma infiltrarsi. Ma tipo un attacco frontale era una cosa troppo... Vabbè. Bene, 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 quindi abbiamo dato tutto ciò che avevamo. Armi, armature, pozioni a lei, perché non ce lo possiamo portare dietro alla festa. Ci facciamo imbucare, abbiamo l'invito, abbiamo i vestiti agghindati a festa apposta. Andiamo a scoprire che cosa cazzo stanno pianificando questi Talmor, che non mi sconquifera. Tanto va ammazzo con tutti. Guarda dove siamo sulla mappa. Ok, belli inculati. A nord facciamo i signori finché riusciamo e divertiamoci alla festa. Salute, non credo che ci conosciamo. Sono infatti Ellenwen, ambasciatrice di Talmor presso Skyrim. Piacere, Bergaster. Ho letto il tuo nome sulla lista degli invitati. Parlami di te, per favore. Cosa ti ha portato in questo... Io? Che c'è, Malvor? Ecco, infatti, la chiamano di là, se no l'avrei raccontato un sacco di cose. Un grande bomber. Lui è quello che abbiamo dato tutta la nostra attrezzatura. Sicuro, signora, cara signora. Mi tolgo. Psst, che cosa posso fare per te? Hai portato la roba. Ce l'hai fatta a entrare. Bene. Non appena avrai distratto le guardie, aprirò questa porta e potremo cominciare. Un attimo di attenzione. Posso avere la vostra attenzione? Devo fare un annuncio. Perfetto. Andiamo. Ci siamo. Ci siamo. Andiamo. No. Dov'è la mia roba? Sei un bomber. Sei veramente un bomber. Dammi tutto. Ok, vado. Non ho ben capito cosa devo fare. Cos'è stato? Niente. Incaricati di vigilare sul trattato delle Vissarie. Oste, m'ha sgamato già. No. Oh sì. Oh sì, che male. No, che questi sono fortissimi. Madonna. Poi hai dato fuoco a tutto, un casino. Merdaccia. Vabbè, ma vada come vada. Talos. No, ta. Non vi mettete contro Bergaster la prossima volta. Anche perché siete morti. Ma solo se arrivo. Tirami la freccia contro lo scudo. Bravo. Genio. Che non sei altro. Aiaia. Ma che è tutta sta magia? Ti insegno io. Ma su, è pieno di guardie che mi hanno appena sgamato. Come fa a non vedermi? Sono davanti a lui. Sei cieco? Io sto per assassinarti in stealth. Aiaiaia. Batti contro il mio scudo. Io non valgo niente. Senti da che pulpito. Scudo, proteggimi. Scudo, proteggimi. Quanta roba bella da rubare che avete. Mamma mia. Non era il caso di essere così generosi. E così ti ho decapitato. Con permesso. Lo studiolo del Talmor. Che secondo me ha qualcosa a che fare con i draghi. Ma la risposta in questo baule. Indagini sui draghi. Lo stato attuale. Avevo appoggiato sopra tutto il resto dell'altra roba. Leggiamolo subito. Chiavi, dossier sui tal. Molto bene. Quindi c'è qualcuno in una cella che ci può dire qualcosa. E intanto mi spippetta anche questi due libri alla veloce da solo. Sae. Ma come non era furtivo? Era furtivissimo. E comunque muori. Non so altro. Ma tranquillo che non sono con loro. Stanno cercando un vecchio di nome Esbern. Ha qualcosa a che fare con i draghi. Ho origliato una conversazione mentre pensavano che me ne fossi andato. Bravo ragazzo, la così mi piaci. La persona che ho visto a Riften potrebbe essere colui che cercano. Tutte e due a terra. Da bravi. Morto, ma che figo che sono con questa nuova armatura. Ora i Talmor mi daranno la caccia finché campo. Spero ne sia valsa la pena. Sì, figurati. Perché non ne dovrebbe essere valsa la pena? Molto bene, tu hai detto che volevi scappare, ma non mi sembra il caso di farti scappare. Sinceramente. Ma perché tanto poi è una vita triste. Lascia perdere. Dopodiché fuggiamo all'esterno e direi di concludere uccidendo tutti quelli che sono rimasti. Odio gli stregoni e odio i Talmor. Perfetto, quello doveva essere l'ultimo Talmor di questa ambasciata. Ormai, che appartiene al passato. Cavallo, abbiamo una missione da compiere e segreti sui draghi da svelare. Su dai. E intanto, tanto devo passare da casa. Eccola qua. Ho iniziato a costruirla. La mia, slash, la nostra
casetta sul terreno che abbiamo acquistato l'altra volta. È o non è un amore? Banco di lavorazione della pelle, recinto per animali, che non abbiamo ancora, ma abbiamo il recinto per animali. Abbiamo tutti gli agghindi del mestiere per lavorare qua e per migliorare l'armatura e per creare il ferro. Abbiamo addirittura un apiario con le appette dentro che ci creano il miele e un piccolo orticello con tutte le gioie che un uomo possa desiderare. Una stalla per il cavallo, così quando piove poverino non sta all'aperto. Un paio di tronchi per le espansioni che faremo, e non le facciamo adesso, ma spero di riuscire a fare un episodio a parte incentrato unicamente sulla costruzione di questo maniero. Sto accumulando risorse, sto accumulando soldi, e faremo quindi un episodio apposta per la costruzione del maniero, tipo una specie di tutorial. Mentre sono venuto qua per posare, quindi Talmor stanno cacciando quelli delle Blade, perché loro non sanno niente sui draghi, ma pensano che quelli delle Blade sappiano qualcosa e vogliono scoprirlo. Andiamo a Riften a trovarlo prima che lo trovino i Talmor. Cloppete, cloppete, verso il nostro prossimo obiettivo. Ed eccoci arrivati alla nostra destinazione. Perché questo posto è pieno di gente? Per carità di Dio! Dovrebbe essere il posto dimenticato dal signore. Dietro questa porta, mi dicono dalla regia. Vediamo un po'. Ecco i Talmor! Allora sono sulla strada giusta. Cioè, anzi, sono sulla strada giusta, ma loro sono arrivati prima di me. Maledetti! Li massacrerò uno per uno. Ma proprio sul cazzo i Talmor. Oste! Sparisci! Ma che sparisci? Esber, sei tu? No, non sono io. Non sono. Ma sì che sei tu, brutto coglionazzo. Mi hanno detto che c'era un vecchio in fondo alla sala. Non puoi che essere tu. Abbiamo bisogno di te per fermare i draghi. Hai compreso la verità, finalmente. È meglio che entri e mi racconti come mi hai trovato e che cosa vuoi. Fai così, dimmi tutto. Dunque, Delphin continua a combattere dopo tutti questi anni. Proprio così, la bomberina. Di non avere speranze. Ma stai tranquillo, Esber, non è impossibile liberarsi di lui. Sono un sangue di drago. Sei possibile? Sì, sangue, ma l'hanno detto i barbini, il grigi, allora, là sopra. C'è speranza, gli dèi non ci hanno abbandonati. Bene, dimmi cosa devo fare, poi ti uccido. Cioè, ora poi dobbiamo andare, e in fretta. Elfid la sorda, tranquilla, non sentirai nulla, in tutti i sensi. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo col vecchio, dalla tipa, a chiarire la situa. Guarda un pochino portato. Sei contenta? Delphin, che piacere vederti. È passato tanto di quel tempo. Non guardarmi, guarda lui. Esbern, vecchio mio, quanto tempo. Anch'io sono felice di vederti. Sono contenta che tu sia sano. Non guardare me, non guardatevi tra di voi. Possiamo parlare. Non c'è, mi mettete in soggezione. Muro di Alduin, muro di Alduin, muro di Alduin. Dovremo quindi recarci al muro di Alduin per ottenere informazioni vitali che ci servono per combatterlo. Quindi credi che il muro di Alduin ci svelerà come sconfiggere Alduin? E tutto questo ci ha appena detto il nostro caro Esbern, che si trova al tempio del rifugio celeste. Sapremo con certezza. Celeri, andiamo. Ci incontriamo lì, così non mi pesi in giro cose varie. Esbern, vai anche tu. E cacciatori, con questa notizia bomba di noi che abbiamo trovato le informazioni, abbiamo scoperto il muro di Alduin, che è il segreto per ottenere i segreti su Alduin e per quindi combatterlo e sconfiggerlo per il bene, che poi però in realtà è il male di tutta la terra di Skyrim. Io vi dico che per questo video può essere abbastanza. Vi ricordo, sono Bergaster, un commento qua sotto non è mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ma bene cacciatori, questo era tutto per il video di oggi. Qua trovate il video di ieri, qua trovate un video a caso. E se cliccate sulla mia faccia, vi iscrivete.